ragazzi e ragazze, bentornati su questi schermi. Dunque, avevo pensato di fare la classica rassegna stampa del mese, o stampa rassegnata se vogliamo, però ho pensato che a questo giro invece di fare un solo video, ho dimenticato gli occhiali. Questo giro ho pensato che invece di fare un solo mega videone con tutti questi argomenti, voglio fare un esperimento. Voglio provare a girare dei singoli mini video giornali in maniera tale da accelerare i tempi e quindi man mano che un argomento è pronto ve lo vado pubblicando. Allora, cosa ci siamo persi nell'ultimo mese? Innanzitutto la pazienza. Il primo caso di cui voglio parlare oggi, ragazzi, a grande richiesta, è il caso di Alessandro Barbero, attaccato con le torce e con i forconi per avere pronunciato una frase che è stata interpretata come sessista. In sintesi è successo ciò. In un'intervista del quotidiano La Stampa, alla domanda: secondo lei, signor professor Barbero, perché le donne fanno fatica a raggiungere il successo nel mondo del lavoro? Barbero, ragazzi, ha risposto in un modo poco coerente con la prospettiva femminista e subito le accuse di misoginia sono piovute a catinelle. Ora, io, ragazzi, sono anche oggi piacevolmente disponibile al dibattito, anzi già non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, però se vi aspettate, cioè ve lo dico prima, se vi aspettate che io oggi parli male di Alessandro Barbero, ci vediamo nel prossimo video. Cioè Barbero dovrà uccidere, sterminare crudelmente tutta la mia famiglia affinché io possa aver voglia di muovergli delle critiche contro e comunque forse di nascosto continuerei a guardare le sue lezioni. Anche perché, ragazzi, cioè, scherzi a parte, c'è una cosa che io non riesco proprio a trascurare: sicuramente Barbero, questo non lo metto in dubbio, come qualsiasi altro essere umano sarà ignorante in tante cose, ma io lo sono di più e di questo ne sono sicura. Non me la sento di insegnare a lui, cioè di mettermi qui a insegnare a Barbero come stare al mondo, perché, cioè, non perché io sia una donna, ovviamente, a quanto pare bisogna specificare anche queste ovvietà, ma perché a occhio e croce lui ha studiato più di me, ha letto più libri di me ed è una cosa che secondo me si vede. E al di là di questo, vi spoilerò, ragazzi, una cosa scomoda: penso che quello che Barbero ha detto in questa intervista non sia stato così scandaloso come lo si vuol far passare, quindi oggi io sono qui a gettare le basi per la mia shitstorm. In questo mini video giornale, ragazzi, discuteremo insieme di questa intervista di cui si è tanto parlato e vi spiegherò perché secondo me tutto questo casino intorno alla sua figura, intorno alle sue parole, è stato veramente forzato, intellettualmente disonesto e, in una parola, ragazzi, ingiusto. In ogni caso, ovviamente, ci soffermeremo anche sulle controversie di quelle che sono state le affermazioni di Barbero, quindi sui motivi per cui le sue affermazioni abbiano dato così tanto fastidio. Daremo un'occhiata veloce alle stories di alcune attiviste femministe che lo hanno attaccato e infine, ragazzi, andremo a sentire quella che è stata la risposta di Barbero a questi attacchi. Vi giuro che cercherò di essere breve perché io da mini videogiornale a maratona mentale un attimo qui, se non presto attenzione. Vabbè, ragazzi, facciamo una cosa, risparmiamo tempo nell'introduzione e andiamo al sodo. Mettetevi comodi, anzi comodini, e benvenuti in questo mini videogiornale settimanale. Dunque, ragazzi e ragazze, quest'uomo dall'aspetto simpatico e affidabile è Alessandro Barbero, uno storico famoso per la sua attività di divulgazione. Cioè, in pratica, lui di mestiere fa lo storico, proprio nel senso stretto del termine, che significa che attinge direttamente alle fonti, agli archivi, e da queste fonti ricostruisce la storia degli eventi più o meno importanti della storia. Dopodiché divulga tutto, divulga quello che scopre e divulga durante delle conferenze o durante delle lezioni, per esempio nelle scuole, che vengono registrate e pubblicate su YouTube e su Spotify. A giudicare da quanto vi sto dicendo, sembra una palla questa persona, però in realtà, ragazzi, non lo è, perché Barbero ha delle capacità di storytelling degne di Papa Castoro. Infatti, oltre a raccontare la storia in maniera esilarante, divertente, fruibile a tutti, Barbero, ragazzi, la racconta anche in modo inedito, passandoci spesso delle informazioni che mai e poi mai troveremo nei libri di storia.
per esempio dei gossip, oppure racconta la storia di persone comuni, no? Quelle che non si filava nessuno. E quindi, insomma, lui, ragazzi, non si limita a descrivere gli eventi storici con distacco, lui proprio ti fa viaggiare nel tempo quando racconta la storia, e proprio in questo risiede probabilmente il suo plusvalore, il motivo per cui Barbero è tanto seguito, tanto stimato, tanto amato persino dai più giovani, a differenza dei libri di storia, quelli scolastici, che spruzzano infelicità da tutti i pori e quindi li odiano tutti. Ora, negli ultimi giorni, ragazzi, Alessandro Barbero è stato intervistato dal quotidiano La Stampa, come dicevamo prima, e l'occasione dell'intervista è stata che Barbero in pratica stava iniziando un ciclo di lezioni presso una scuola di Torino, ciclo di lezioni chiamato Donne nella storia, il coraggio di rompere le regole. Come osa questo maschio bianco parlare di donne? Is this mansplaining? No, tranquillo, c'è veramente chi lo ha detto. Da. Barbero, ragazzi, tra le altre cose, tante volte si è impegnato per divulgare la storia delle donne, lamentandosi fortemente del fatto che purtroppo abbia pochissimo materiale a disposizione, perché la storia delle donne, per vari motivi, è sempre stata cancellata, non riportata, non scritta, omessa, quindi di loro si sa poco, possiamo dire che non se ne sa quasi niente, a meno che non si tratti di donne eccezionali, che hanno avuto un ruolo veramente chiave nella storia dell'umanità. E allora qualche notizia in più c'è stata riportata, però delle donne comuni non se ne sa niente, quindi Barbero cerca di farsi bastare quel poco che trova per raccontare quello che i libri di storia continuano a omettere, oppure continuano a raccontare in maniera molto marginale nei dossier oppure negli specchietti a fondo pagina, sapete, no, quelli che chi studia non legge e chi non studia invece sono tipo le uniche cose che legge. Su YouTube, ragazzi, potete trovare molto facilmente una serie di lezioni di Barbero dal titolo Come pensava una donna nel Medioevo, in cui lo storico va a ricostruire nel modo più dettagliato che può la storia di Caterina da Siena, Christine de Pizan e Giovanna d'Arco, e questa serie di lezioni Barbero la introduce in questo modo, ve lo faccio sentire perché penso che sia importante. Dunque, io sono qui per pagare un debito. L'anno scorso avevo presentato tre incontri dal titolo Come pensava un uomo del Medioevo. Cavaliere, un mercante, un frate. Quindi quest'anno tre donne del Medioevo, cercando di capire chi erano, cosa avevano nella testa e come pensavano. Salvo che c'è un problema. C'è una differenza. Quest'anno non sarà la stessa cosa dell'anno scorso. Ci sono pochissime donne del Medioevo che noi possiamo dire: su di lei ne so un bel po' di cose. La posso seguire fin dall'infanzia, posso cercare di capire chi era. Uno, sono pochissime. Due, non sono donne qualunque. Le donne del Medioevo, di cui noi possiamo dire su di lei so tante cose, sono donne eccezionali, del tutto fuori dal comune. Questo è un grosso limite di questa serie, ma non ci si può far niente. Alessandro Barbero, che, ragazzi, si dimostra sempre una persona molto umile, molto modesta, infatti quando tocca, diciamo, degli argomenti delicati fa mille e mila premesse, mette le 10 mani avanti, specifica di essere un umano e quindi avere dei limiti, poter sbagliare, si pone sempre in una posizione molto aperta al dibattito. Ecco, questo stesso Barbero, prima di iniziare a raccontare la storia di Caterina da Siena, fa anche una premessa che, secondo me, ragazzi, dovremmo tenerci molto cara, quindi ve la faccio vedere adesso, perché, cioè, soprattutto per chi non conosce Barbero, cioè, penso sia importante sentire che tipo di persona sia. Aggiungerei una cosa: provo a parlarvi di tre donne del Medioevo, sono un uomo, farò degli sbagli, dirò delle stupidaggini, voi mi scuserete, mi appello alla vostra indulgenza, provo a fare quello che può provare a fare lo storico, che ha scelto tre donne di cui per miracolo conosciamo un sacco di cose e prova a raccontarle. Ed è proprio alla luce di queste parole che, ragazzi, la cattiveria che ho visto nei confronti di Barbero mi è risultata veramente assai ingiusta e ingiustificata. Barbero, ragazzi, cerca di essere sempre molto inclusivo quando racconta la storia, però, cioè, si capisce
capisce che non lo fa perché voglia fare il femminista, voglia fare il paraculo, lo fa perché si rende conto in maniera abbastanza sincera che raccontare solamente la storia da una prospettiva maschile significa raccontare una storia mutilata, incompleta, imprecisa, e il suo lavoro è proprio quello di cioè la sua passione anche è quella di ricostruire la storia in maniera molto dettagliata, quindi si adopera per colmare questo gap ogni volta che può. Tutta questa premessa, ragazzi, perché la faccio? Allora, la stampa alla fine dell'intervista ha posto a Barbero una domanda secondo me inopportuna, ovvero andiamola a leggere insieme. Barbero, arrivando a oggi, come mai secondo lei le donne faticano tanto non solo ad arrivare al potere ma anche ad avere pari retribuzione o fare carriera? Ecco, questa, ragazzi, è la domanda fatidica, la domanda del peccato che lo ha messo in grave difficoltà. A ben pensarci però, ragazzi, il quotidiano in questione, La Stampa, non avrebbe avuto nessunissimo motivo di porre a Barbero questa domanda, perché è una domanda sociologica che presuppone una risposta fondata su dati sociologici, cioè per poter rispondere devi avere delle competenze sociologiche, perché presuppone una risposta fondata sulle analisi della società. E Barbero però è uno storico, quindi lui ricostruisce il passato, non è un sociologo, non è uno psicologo sociale, non è un politico, non è un filosofo, è ciliegina sulla torta, non è manco una donna. Quindi da qualsiasi punto di vista Barbero non era assolutamente la persona adatta a cui porre una domanda del genere. Per intenderci, ragazzi, sarebbe come se a me venissero a chiedere: senti, cioè, come mai secondo te la teoria delle stringhe fatica ad essere accettata dalla comunità scientifica? Ma che cacchio ne so? Nessuno si aspetta da me una risposta sulle controversie della meccanica quantistica, quindi nessuno me lo chiederebbe. Eppure, ragazzi, La Stampa ha posto a uno storico questa domanda. Perché? La parte ingenua di me dice che il motivo per cui La Stampa si sia sentita autorizzata a propinarti una domanda del genere è proprio che, come abbiamo appena detto, Barbero si stia impegnando attivamente per raccontare la storia delle donne e le donne della storia, perché appunto lo hanno intervistato proprio in occasione dell'inizio, insomma, di questo ciclo di lezioni dedicate soltanto alla storia delle donne in una scuola di Torino. Quindi magari La Stampa ha pensato di ampliare il discorso tanto per rendere l'intervista meno pallosa e tanto per giustificare questa intervista, perché comunque un quotidiano racconta l'attualità, quindi magari ha cercato di legare questa intervista all'attualità. Però io, ragazzi, ho anche una parte più incattivita, una evil Iris, e la parte più incattivita di me ritiene che questa domanda sia stata fatta propriamente per mettere Barbero in difficoltà, e che non sia proprio una coincidenza il fatto che circa un paio di mesi fa La Stampa abbia scritto un'invettiva contro Alessandro Barbero, perché Barbero praticamente si era dichiarato contrario allo strumento del Green Pass. In sostanza, ragazzi, questa testata allora gli ha dato dell'incompetente, concludendo addirittura l'articolo con la frase: la storia insegna molto quando la si vuole capire, che detta ad Alessandro Barbero da Piera Vallauri, giornalista sì, storica non credo, è una frase abbastanza offensiva, quantomeno mortificante. Tra l'altro, ragazzi, tanto per dare conferma e manforte a quello che pensa la parte più incattivita di me, l'intervista prosegue con la giornalista che chiede a Barbero, a proposito di cose impopolari, perché praticamente Barbero, come adesso vedremo, comincia la sua risposta alla domanda sul successo delle donne dicendo: dirò una cosa impopolare. A proposito di cose impopolari, sulla questione Green Pass lei si è espresso a sfavore e si è attirato non poche critiche, ha cambiato idea? Cioè, intanto, cosa cacchio c'entra questa domanda sui Green Pass in un'intervista che parla delle elezioni sulle donne? Cioè, completamente fuori luogo, completamente fuori contesto. Tra le altre cose, che cosa vuol dire? Perché gli chiedono se ha cambiato idea? A questo punto, ragazzi, sorvoliamo sul perché La Stampa gli abbia fatto questa domanda e concentriamoci su quella che è stata la risposta di Barbero. Infatti, quello che Barbero ha risposto a questa domanda ha
creato non poca indignazione, quindi andiamole a leggere a questo punto. Prima Barbero mette le mani avanti, come sempre, cioè lui vive con le mani avanti, capito? Ma a quanto pare serve a poco. Premesso che io sono uno storico e che quindi il mio compito è quello di indagare il passato e non il presente o il futuro, posso rispondere da cittadino che si interroga sul tema. E qui già Barbero l'ha detta lunga, ragazzi, perché la domanda appunto è scomoda. Infatti, se Barbero avesse risposto direttamente alla domanda senza fare questa premessa, dando direttamente la propria opinione, qualcuno gli avrebbe detto: ma mica sei un sociologo, fai il tuo lavoro, ma mica sei una donna, fatti l'uomo, questo è mansplaining. Mentre se al contrario Barbero avesse risposto: non lo so, non ho abbastanza competenze per rispondere a questa domanda, non so cosa dire, io, ragazzi, sono sicura che qualcuno lo avrebbe attaccato dicendo: certo, un maschio bianco privilegiato che dall'alto della propria posizione di potere se ne frega dei problemi delle donne, perché tanto mica sono problemi suoi. Ah, come sarebbe bello se gli uomini usassero il proprio privilegio per informarsi e per informare. Quindi Barbero, secondo me, preso alla sprovvista da questa domanda, cosa ha fatto? Intanto ha messo le mani avanti e ha detto, parafrasandolo: premetto che non so niente perché questo non è il mio campo. Però poi, ragazzi, Barbero dice: posso rispondere da cittadino che si interroga sul tema. Cioè, non avendo delle vere risposte, mi faccio delle domande e lo faccio per dovere civico, perché sono un cittadino che abita in questo mondo e quindi è mio dovere interessarmi ai problemi di questo mondo. Quali sono le domande che si pone Barbero? Andiamo avanti con la sua risposta. Di fronte all'enorme cambiamento di costume degli ultimi 50 anni, viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione. Ci sono donne chirurgo, altre ingegnere e via citando, ma a livello generale siamo lontani da un'effettiva parità in campo professionale. Fin qui Barbero, quindi, ragazzi, sta semplicemente prendendo atto dei dati. E il dato è che esiste ancora un divario tra uomini e donne a livello professionale, un divario che sembra che tutte queste battaglie fino ad ora non siano riusciti a colmare proprio al 100%. Rischio di dire una cosa impopolare, lo so, ma vale la pena di chiedersi se ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono a quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media le donne manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che servono ad affermarsi? Credo sia interessante rispondere a questa domanda. Ed è subito shitstorm. Infatti, ragazzi, questa frase ha dato alla stampa e in seguito al resto dei quotidiani dell'ottimo materiale per costruire dei titoloni clickbait incredibili. Barbero si è posto una domanda e la stampa in 448 l'ha trasformata in un'affermazione. Questo è il titolo che la stampa ha dato all'intervista di Barbero. Le donne, secondo Barbero, sono insicure e poco spavalde, così hanno meno successo. Questo titolone, ragazzi, grazie al quale la stampa certamente avrà fatto tantissimi click e di conseguenza più soldini del solito, testimonia come effettivamente sia fondamentale fare schifo ed essere aggressivi per avere successo. Bisogna essere pronti a tutto, pure a causare una gogna mediatica, pure a dare gomitate, pur di emergere. Ma focalizziamoci sulle parole di Barbero a questo punto, perché io a questo punto vi devo parlare del perché secondo me non sia assolutamente il caso di crocifiggerlo per quello che ha detto. Parliamone. Allora, ci sono due punti di cui voglio discutere, quindi divideremo questa discussione in due fasi. Il primo punto riguarda la retorica utilizzata da Barbero, quindi la forma che ha dato al proprio discorso, alla propria risposta. Il secondo punto invece riguarda il contenuto vero e proprio. Punto primo, parliamo di forma. Questa domanda posta da Barbero mi pare evidente che non sia una domanda retorica, per me è una domanda e basta, cioè proprio una domanda sincera che lui fa a se stesso e che lui soprattutto pone a chi ne sa di più. E questo io lo deduco intanto dal fatto che si percepisca, cioè una domanda retorica sarebbe stata formulata molto diversamente. Per esempio, Barbero avrebbe detto: è veramente il caso di dire che le donne siano uguali agli
degli uomini? Siete proprio sicuri che non ci siano delle differenze strutturali che le rendono più brave a stirarmi le mutande che a pilotare gli aerei? Riflettiamo, gente, riflettiamo. Questa sarebbe stata una domanda retorica. In secondo luogo, si intuisce che non sia una domanda retorica la sua, perché se conosci Barbero conosci pure i toni che usa, quindi riesci proprio a leggerlo con la sua voce e lo capisci che non si tratti di una domanda retorica. Cioè, non hai bisogno di sentire parlare Barbero per sentire parlare Barbero. Dando quindi per buono che, ragazzi, non si tratti di una domanda retorica, possiamo dire che Barbero non abbia fatto un'affermazione discriminatoria nascondendosi dietro il punto interrogativo, ma che abbia fatto propriamente una domanda, esattamente come sembra. A questo punto, che cos'è che ha indignato così tanto? Ve lo spiego subito. Ha indignato il fatto che possa accadere in uno scenario ipotetico che qualcuno, leggendo l'intervista della stampa, si senta legittimato dalle parole di Barbero a discriminare le donne, facendo ad esempio del victim blaming e dicendo che se le donne hanno meno successo è colpa loro perché sono delle pappe molli. L'ha detta Barbero questa cosa. Però, ragazzi, non l'ha detta Barbero questa cosa. E punirlo perché in uno scenario ipotetico esistono analfabeti funzionali che sfruttano le sue parole come occasione per pronunciare delle frasi discriminatorie, non solo è ingiusto, ma è anche antiscientifico, perché significa dire che ci siano delle domande che è proibito porsi, delle domande tabù alle quali pure cercare una risposta, pure cercare la verità è proibito. Non lo devi fare, devi credere per fede nel fatto che siamo tutti uguali e se ti fai delle domande vieni punito. Ed ecco, io, ragazzi, a questo punto rischio di dire una cosa impopolare, però secondo me il problema non è chi si pone delle domande, ma chi crede di avere tutte le risposte. E parlando di forma, ecco, mi viene in mente una cosa. Questa è la differenza che intercorre tra la frase di Barbero e questo vecchio post di Pillon. C'è una differenza, ragazzi, che è sottile come un'autostrada, perché Barbero dice: è possibile che le donne in media manchino di aggressività, punto interrogativo, mentre Pillon dal canto suo afferma: è naturale che i maschi siano più appassionati a discipline tecniche, tipo ingegneria mineraria, per esempio, mentre le femmine abbiano una maggiore propensione per le materie legate all'accudimento, come per esempio ostetricia. Ecco qui, ragazzi, Pillon non ha posto una domanda, ha affermato una verità introdotta dall'espressione "è naturale che", espressione che non prevede obiezioni. Invece Barbero, che sa di non sapere, l'ha buttata sul dibattito, perché, cioè, allora, facciamo così, io adesso vi svelo un segreto, questo, ragazzi, è un segreto che magari potrebbe sconvolgere qualcuno, quindi non lo so, se siete in compagnia di bambini oppure di una persona troppo sensibile, mettete il muto perché potrebbe essere sconvolgente. Allora, alle domande si può anche rispondere di no. Che cosa? Questo, ragazzi, significa che Barbero, quando ha chiesto "è possibile che le donne manchino di aggressività", ha preventivato che la risposta potesse pure essere no, altrimenti se questo non lo avesse preventivato, non lo avesse messo in conto, l'avrebbe posta come un'affermazione o al massimo appunto come una domanda retorica. Ci tengo molto, ragazzi, a concentrarmi pure sulle parole scelte da Barbero per interrogarsi su questo tema, perché, come vi ho detto già pure altre volte, tante volte, io sono intimamente convinta che le parole che si scelgono per comunicare un concetto rivelano anche il vero pensiero di chi sta parlando. Allora, Barbero, ragazzi, non è che ha posto una domanda a se stesso, cioè se avesse detto: io mi chiedo se possano esserci delle differenze strutturali fra uomo e donna che rendono a quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. Ecco, se avesse detto così, avremmo potuto leggere magari la sua domanda come una domanda autoreferenziale. È comunque a Barbero stesso che spetta darsi una risposta. Tuttavia, ragazzi, Barbero non ha formulato in questo modo la sua domanda. Lui non ha chiesto a se stesso, ma, premettendo di non avere le competenze, ha chiesto ad altri. Quindi non ha detto "io mi chiedo se", ha detto "è possibile
possibile che il motivo sia che eccetera eccetera, mettendosi quindi nella posizione di uno studente che fa una domanda a chi ne sa di più e che invita chi ne sa di più a fare degli studi. Quindi dal punto di vista della forma, per me, ragazzi, Barbero non ha sbagliato assolutamente nulla, o meglio, avrebbe sbagliato in qualsiasi caso, perché era la domanda ad essere inopportuna. Qualsiasi risposta sarebbe stata una trappola per uno che non ne conosce la risposta. Se lui la risposta l'avesse saputa, ovviamente la questione sarebbe stata diversa, cioè lo avrebbero comunque accusato di mansplaining, però forse lo avrebbero insultato un po' meno. Vabbè, questo, ragazzi, era il primo punto. Potete già iniziare a dirmi nei commenti a questo punto se siete d'accordo oppure se non siete d'accordo, così non vi scordate cosa ne pensate di questa questione. Passiamo intanto all'altro punto. Punto secondo, parliamo del contenuto. Barbero, ragazzi, è stato accusato di misoginia perché le sue parole sono state interpretate così. Apro virgolette: secondo me le donne non hanno successo per motivi biologici, sono biologicamente programmate per fallire miseramente. In realtà, Barbero, ragazzi, io ho letto e riletto questa sua risposta alla stampa e mi risulta che non abbia mai fatto alcun riferimento alla biologia. Ha utilizzato l'espressione differenze strutturali, non differenze biologiche, non differenze genetiche. Ora, ragazzi, la femminista Carlotta Vagnoli, nel commento il caso di Barbero, ha scritto ciò nelle sue stories. Poi mi fa piuttosto ridere quelle: hanno meno successo. Successo? Manco ci abbiamo gli stessi diritti, figurati il successo. Anche questa assenza di diritti sarà per caso imputabile alla biologia? Chi può dirlo? No, pardon, le chiama differenze strutturali, come se stessimo parlando di due bungalow. Ed ecco perché dico che preferisco chi si fa domande a chi crede di avere tutte le risposte. Allora, il termine differenze strutturali è corretto ed è anche molto specifico. Infatti le differenze strutturali non sono necessariamente differenze biologiche. Cosa sono le differenze strutturali? Let's make a pippone. Il cervello, ragazzi, è un organo e come tale ha una struttura, però è un organo magico. Infatti, grazie alla sua plasticità, detta plasticità cerebrale, è in grado di modificare la propria struttura continuamente. Lui si modella esperienza dopo esperienza attraverso dei processi che sono chiamati epigenetici, che significa che nasciamo con un input genetico, diciamo con un'organizzazione di base del nostro cervello, ma le esperienze che viviamo modellano la struttura cerebrale e la modificano, cambiando di fatto il nostro comportamento. Mentre in età adulta questi cambiamenti strutturali sono un po' più limitati, un po' più rari, anche se comunque ci sono lo stesso, i più drastici cambiamenti strutturali nel cervello avvengono durante l'infanzia. Per capire bene questa cosa, ragazzi, possiamo fare l'esempio del cambiare idea. Pensiamo a quando cambiamo idea. Quando cambiamo idea, a livello cerebrale succedono degli sconvolgimenti neuronali, perché i neuroni si riorganizzano, i circuiti nervosi si riorganizzano, le sinapsi quindi si confondono perché si devono trovare una nuova posizione. Insomma, è il caos più totale ed ecco perché siamo così resti a cambiare idea, perché è un processo strutturale. Scusate, è un processo strutturalmente fastidioso e quindi ci stanno i neuroni conservatori che si incacchiano, ti fanno sentire a disagio, si mettono a manifestare affinché niente cambi, urlano alla dittatura del politicamente corretto. Io voglio solo rimanere dove sono sempre stato, lasciatemi stare, non voglio cambiare posto, io voglio il posto fisso. Invece i bambini sono estremamente facili da manipolare, perché ovviamente ancora i loro neuroni, le loro sinapsi eccetera eccetera sono tutti pieni di speranza, ed è per questo che quando vediamo un adulto cafone ci viene da pensare automaticamente che non sia stato ben educato durante l'infanzia e che ormai poverino sia senza speranza. La sua struttura cerebrale è chiaramente fatta male e qualsiasi intervento ormai a questo punto sarebbe tanto misero, tanto piccolo, che non farebbe la differenza. Qualità come la determinazione e la resilienza, che sono qualità decisive per avere successo nel mondo del lavoro, sono qualità che difficilmente ci consegnano in omaggio quando veniamo al mondo. Perché il creatore per qualche motivo ha deciso che è più utile darci in omaggio l'acne neonatale. Ogni volta che un bambino si imbatte in uno stimolo, il suo cervello subisce dei cambiamenti propriamente, ragazzi, strutturali. Se si imbatte
tratte in uno stimolo positivo, per esempio una bella canzoncina, genitore 1 che fa bubu 7. Nell'amigdala si piazzano dei nuovi recettori di endorfine che inibiscono l'attività della stessa amigdala. E ciò, ragazzi, è bene, perché quando l'amigdala è iperattiva siamo ansiosi, depressi, stressati, fobici, pensiamo che forse era meglio non nascere. L'amigdala, ragazzi, è come Alaska, è più bella quando dorme. Ho dimenticato di concludere il discorso, ragazzi, e dire che grazie a questi recettori di endorfine è più probabile diventare persone determinate, resilienti, perché appunto plausibilmente si formerà un adulto meno vulnerabile allo stress, e in quanto meno vulnerabile allo stress avrà una soglia più alta del fratturamento di tenderà quindi a buttarsi meno giù di fronte ai fallimenti, ad avere più voglia di superare gli ostacoli, insomma tutte quelle cose che più o meno sconosciamo, perché i nostri genitori queste cose plausibilmente non le sapevano. Quindi in sostanza, ragazzi, qualsiasi esperienza facciamo durante l'infanzia e quindi di conseguenza l'educazione che riceviamo, il contesto culturale in cui veniamo cresciuti, sono tutti fattori che influiscono sulla struttura cerebrale, modificandola tantissime volte. La struttura cerebrale influisce a sua volta sulla personalità, sul carattere e di conseguenza sul comportamento. Anche l'aggressività, ragazzi, è una cosa che non nasce con noi, non è una cosa biologica, o meglio, possiamo essere geneticamente predisposti ad essere aggressivi, magari c'è il gene di qualche antenato cattivo che si aggira nel nostro DNA, ma alla fine della fiera sono le esperienze che facciamo, è l'educazione impartitaci dalla famiglia e la cultura in cui cresciamo, eccetera eccetera, tutta una serie di fattori a renderci più o meno capaci di autocontrollare i nostri istinti. Ma cioè è una cosa che si capisce, cioè non serve un dottorato, ragazzi, se io non sono in grado di inibire la voglia di prendere a cazzotti mia suocera è probabile che qualcosina durante il mio sviluppo non sia andata per il verso giusto. Ora ragazzi, attenzione, bisogna dire che non ci sono tantissime informazioni, cioè non conosciamo proprio tutti i collegamenti tra la psicologia, il comportamento, eccetera eccetera, e la struttura del cervello, perché le neuroscienze sono un campo di ricerca relativamente nuovo, però che questi collegamenti esistano ormai lo abbiamo capito. Tutto ciò, ragazzi, significa che eventuali differenze strutturali tra un cervello femminile e un cervello maschile potrebbero effettivamente esistere, causate proprio dai doppi standard con cui bimbe e bimbi vengono educati. Esempio, i maschietti più spesso vengono incitati a non piangere perché i maschi non piangono, non fare la femminuccia. Se pensiamo che le lacrime sono stimolate da meccanismi cerebrali, dall'amigdala, dal giro del cingolo, viene automaticamente da pensare che andare a insegnare a un bambino che non deve piangere in qualche modo vada a operare un qualche cambiamento strutturale nel suo piccolo e manipolabile cervellino. Quindi tutto questo, ragazzi, per dire che differenze strutturali e differenze biologiche sono due cose diverse. Le prime derivano in piccola parte dalla genetica, in grandissima parte dall'esperienza, mentre le seconde derivano in tutto e per tutto dalla genetica. Perché non ho detto solo questo? Non sono sicura che Barbero la sappia questa cosa, cioè magari lui intendeva proprio differenze biologiche, però in questa eventualità la analizzeremo dopo. Questo comunque, ragazzi, era tanto per dire che Barbero secondo me non ha parlato come se noi donne fossimo dei bungalow, cioè quando si tratta di cervello ed epigenetica si dice proprio così, differenze strutturali, è una parola corretta. Cioè la parola struttura non si usa solo in architettura, benché faccia rima. Detto ciò, ragazzi, andiamo ad approfondire queste eventuali differenze strutturali di cui parla Barbero. Allora, lui si domanda se possano esserci differenze strutturali che nello specifico rendano le donne meno aggressive rispetto agli uomini. In una società in cui bambini maschi e bambine femmine vengono educati durante l'infanzia in modo solitamente diverso, in media, in modo da corrispondere a dei precisi ruoli di genere,
è una cosa del tutto plausibile. È plausibile che le femminucce in media vengano educate a essere più docili, ed è una cosa plausibile che i maschietti vengano incoraggiati a essere più prepotenti o comunque a preoccuparsi meno di apparire gentili. E questo, ragazzi, si potrebbe tradurre in cambiamenti strutturali assolutamente irreversibili, ma pur sempre cambiamenti strutturali che richiedono un grande sforzo intellettivo, una grande autoconsapevolezza per essere modificati in età adulta. E a questo punto, ragazzi, che dire? Io oggi ci tengo molto a leggervi una cosa. Voglio leggervi un paragrafo tratto dal libro della più radicale delle femministe conosciute e famose, quella che, diciamo, forse ha fatto più scandalo nell'ultimo anno, ragazzi, ovvero, rullo di tamburi, Pauline Harmange, autrice del libro Odio gli uomini, libro che tra l'altro abbiamo abbondantemente analizzato in questo video. Leggiamo cosa dice Paolina. Non ricordo che da piccola mi arrabbiassi spesso. Sarà sicuramente capitato quando ero una neonata, ma dicono che da bambina fossi un angioletto. Io credo che mi abbiano fatto capire molto presto che non potevo arrabbiarmi. Nessuna delle donne che avevo intorno lo faceva, e neanche le altre bambine. Vabbè, parla poi di sua madre che con lei si sapeva arrabbiare tantissimo, però non sapeva rivolgere questo tipo di collera contro gli uomini, nemmeno quelli più intimi, come per esempio suo marito. Gli accessi di rabbia degli uomini sono spettacolari, sono un trionfo di grida e talvolta di colpi, nella maggior parte dei casi diretti contro oggetti materiali, ma non sempre, come testimonia il numero di donne che vengono picchiate dal coniuge. Insomma, la rabbia degli uomini è piena di aggressività. I ragazzi vengono incoraggiati ad arrabbiarsi, è sempre meglio che piangere come una femminuccia e a restituire i colpi. La scrittrice, ragazzi, dopodiché passa a parlare proprio del sentimento di rabbia delle donne che in diversi modi viene represso. Una volta, quando ero alle medie, una bambina a cui stavo antipatica per chissà quale ragione mi ha dato uno schiaffo davanti a tutti, poi se n'è andata. Se fossimo state dei ragazzini, i compagni che avevamo intorno mi avrebbero incitata a reagire e sarebbe finita nella tradizionale rissa da cortile della scuola. Ma eravamo delle ragazzine, bla bla bla, e tutti mi hanno caldamente consigliato di dimenticare l'accaduto. Mai che mi sia venuto in mente di correrle dietro per restituirle lo schiaffo. Mi sono sentita umiliata e triste perché era evidente che non le piacevo, ma non ero arrabbiata. Quindi, se sto capendo bene, ragazzi, Pauline Harmange in sostanza sta dicendo in modo anche abbastanza esplicito che le donne siano meno aggressive degli uomini, perché così vengono educate sin dall'infanzia a essere docili, a essere degli angioletti, a non reagire. Quindi, ragazzi, per la Harmange le donne in media sono meno aggressive degli uomini, lo dice in questo libro. C'è un intero capitolo che ne parla. Come si chiama questo capitolo? Che ruggisca la rabbia delle donne, ed è il capitolo 5. Perché lui consiglia caldamente alle donne, cioè lei consiglia caldamente alle donne di diventare più aggressive. Non finisce qui, ragazzi, sentite cos'altro dice la Harmange. Quando ho dei dubbi, si riferisce tipo alla propria autostima, alle proprie capacità di riuscire nel mondo del lavoro, ripenso a tutti quegli uomini mediocri che sono riusciti a far passare la loro mediocrità per competenza grazie a un magico gioco di prestigio che prende il nome di arroganza. Questa faccia tosta dell'imbroglione, antitesi della nostra sindrome dell'impostore, è appannaggio degli uomini. Quindi sta dicendo che gli uomini siano più spavaldi delle donne, più arroganti, più prepotenti, e che per questo e grazie a questo riescono a spacciare la propria mediocrità per competenza e riuscire molto più delle donne, che invece anche quando sono competenti tendono a sottostimarsi. Lei parla di sindrome dell'impostore. Invece gli uomini, siccome hanno la faccia tosta, sono spavaldi, allora riescono. Ma questa caratteristica, dice la Harmange, è appannaggio degli uomini. Avere la stessa sicurezza che ha un uomo mediocre vuol dire anche essere più gentili con noi stesse. Quindi la Harmange, ragazzi, dice anche che gli uomini siano più sicuri di sé, mentre le donne siano meno sicure di sé, e che questa è una zavorra che ci penalizza nel mondo del lavoro, questo essere meno sicure di noi rispetto agli uomini. Ora, sbaglio o tutto quello che sta dicendo la Harmange significa che secondo lei le donne siano meno aggressive, meno spavalde, meno sicure di sé rispetto ai maschi? Sbaglio o sta parlando di differenze tra uomini e donne che influiscono sul successo lavorativo?
Non sbaglio. Però se lo dice l'Armange va bene, se lo dice Barbera è un cretino privilegiato. Peccato che non ho gli screenshot in tutto ciò, anzi gli strisciotti, perché di recente, ragazzi, ho visto con i miei occhi che la stessa Carlotta Vagnoli ha assistito, o forse addirittura partecipato, non me lo ricordo, comunque, a una conferenza, forse era il Salone del Libro, un evento del genere. In questa conferenza praticamente stava parlando Pauline Armange e Carlotta, ragazzi, ha scritto nelle proprie stories fotografandola: Armange immensa, Barbero invece ridotto. In tutto ciò, ragazzi, attenzione, perché non abbiamo parlato di una cosa: Barbero non ha mai detto che il problema sia delle donne, cioè non ha detto che siano le donne ad avere la responsabilità di diventare più aggressive, più spavalde, più sicure di sé. Intanto sono, cioè, l'aggressività è una qualità negativa e penso che su questo non ci piova, però vabbè. Ma a parte ciò, ragazzi, mi spiego dal futuro, perché nel passato mi ero spiegata un po' male. Nel momento in cui la giornalista che lo ha intervistato stizzitasi apparentemente per queste parole di Barbero, gli domanda: non pensa che un mondo storicamente dominato dai maschi, con le caratteristiche di cui lei parla, opponga resistenza all'ascesa delle donne e tenda ancora a escluderle dai ruoli di comando, ostacolandole in modo più o meno esplicito? Quindi sostanzialmente questa giornalista dà a Barbero la risposta esatta, che lui chiaramente non conosceva, per vedere che cosa ne pensi lui, per vedere se quello che ha detto era dettato più da una mancanza di dati, di informazioni, o proprio dal fatto che lui sia un sessista. E a questa domanda, ragazzi, Barbero che cosa ha risposto? No, non è come dici tu, vai a farmi un panino? No, le ha risposto: se è così, allora è solo questione di tempo, basterà allevare ancora qualche generazione di giovani consapevoli e la situazione cambierà. Tra l'altro, ragazzi, in tutto ciò la teoria di Barbero parte da un presupposto che è corretto, e cioè che i sistemi sociali fondati sulle gerarchie, come ad esempio il nostro caro, carissimo capitalismo, premino effettivamente le personalità più aggressive, perché l'aggressività ti consente di sgomitare buttando giù gli altri, soprattutto quelli più gentili che si scansano se vedono qualcuno di troppo aggressivo che passa. Cito Caparezza, a questo punto la sua canzone a Filippo Argenti: non c'è dittatore che abdichi perché persuaso. Quindi secondo me, ragazzi, Barbero è partito da questo presupposto: gli aggressivi raggiungono più facilmente posizioni di potere. D'altronde nella storia è sempre stato così, no? Cioè lui è uno storico, quindi ha voglia di dittatori, ha voglia di re, tiranni, imperatori che sono arrivati al potere sgozzando gli altri. C'è una cosa che Barbero può dare per assodato: il fatto che comunque nella storia ricoprire posizioni di grande potere siano state personalità tendenzialmente aggressive, cioè difficilmente si trattava di personalità che si distinguevano per la propria abnegazione. Soltanto nel villaggio dei Puffi c'era un grande capo gentile. Quindi Barbero, ragazzi, è partito da questo presupposto: gli aggressivi raggiungono più facilmente posizioni di potere. E a partire da questo presupposto Barbero si è domandato lì per lì se magari gli uomini non tendano a essere più prepotenti per questioni strutturali. Però, ragazzi, cioè, riconoscere che chi è aggressivo abbia più successo nel mondo del lavoro non significa automaticamente riconoscere l'aggressività come un pregio. Cioè, avere successo nel mondo del lavoro non è che è la massima la cosa che ti qualifica di più come bella persona. Che fa, ragazzi, lo compriamo un netto di comprensione del testo? Comunque, secondo me, il fraintendimento l'ha creato anche la parola sicuri di sé, cioè l'espressione sicuri di sé, perché la sicurezza di sé, e quindi magari l'autostima, è considerata una qualità positiva, e Barbero in questo contesto la sta associando all'aggressività, quindi magari... diciamo, si è pensato che di conseguenza per lui l'aggressività fosse una cosa buona. Però secondo me, ragazzi, secondo me lui non voleva dire sicuri di sé, secondo me lui voleva dire solo che non voleva essere offensivo nei confronti degli uomini, perché è un bonaccione, parliamoci chiaro, e quindi ha edulcorato il concetto talmente tanto che ha usato parole più propositive. Questo è un mio pensiero, purtroppo non glielo posso chiedere se ho ragione. Ma adesso, ragazzi, siccome non siamo sicuri che Barbero non intendesse effettivamente che esistono differenze biologiche che rendono gli uomini più aggressivi rispetto alle donne, andiamo a
ad analizzare l'eventualità in cui appunto lui per differenze strutturali intendesse precisamente differenze biologiche. Intanto, e qui ragazzi mi ripeto volentieri, fare domande è lecito, non ha dichiarato ed emanato verità assolute a tipo Zarathustra, ha fatto semplicemente una domanda. Inoltre, che ci siano delle differenze biologiche tra chi nasce con la coppia di cromosomi XX e chi nasce con i cromosomi XY è innegabile, cioè ragazzi, ma perché dobbiamo negare un'evidenza scientifica? Parità e uguaglianza sono due cose diverse ed è anche ingiusto identificare la parità con l'uguaglianza. Ma poi quello che mi chiedo io è, cioè, se chi attacca Barbero lo fa dicendo che in qualche modo lui stia giustificando il fatto che le donne abbiano meno successo, imputando a delle eventuali differenze biologiche questo gap, mettiamo il caso che vengano condotti degli studi sulle differenze tra chi nasce con cromosomi XX e chi nasce con cromosomi XY e mettiamo caso, cioè ipotizziamo che questi studi rivelino che effettivamente uno dei due sessi biologici sia più incline ad essere, sia geneticamente più predisposto ad essere aggressivo e ad essere più sicuro di sé. Diamo per assurdo questa cosa, ragazzi. Chi è che oggi sta attaccando Barbero? Cosa dice a quel punto? Ah, allora va bene, possiamo giustificare questo gap tra uomini e donne, ci sono differenze biologiche, allora ok. Ecco perché non sta in piedi ed ecco perché, ragazzi, l'ipotesi di non essere tutti uguali non deve essere un tabù, perché l'idea non è che dobbiamo essere trattati come pari in quanto uguali, l'idea è che dobbiamo essere trattati come pari anche quando non siamo uguali, anche se diversi biologicamente, socialmente, qualsiasi cosa. Ci sono un milione di sfumature della diversità e comunque la diversità non può essere una discriminante. Se vi interessa, ragazzi, John Gray in questo libro fa continuo riferimento a dei presunti nuovissimi, importantissimi, fighissimi studi di cui però manca la fonte e questo mi frustra, ragazzi, quindi non so se è perché si tratta dell'edizione italiana o perché sia un ciarlatano John Gray, penso e spero la prima. Comunque, in pratica, secondo questi studi non meglio specificati, sia donne che uomini producono cortisolo, ovvero il cosiddetto ormone dello stress, testosterone e ossitocina. Tuttavia, la donna abbassa i livelli di stress, cioè di cortisolo, quando produce l'ossitocina. L'uomo li abbassa quando ricarica il testosterone, il che, ragazzi, apre le porte intanto a nuove conclusioni sulla comunicazione di coppia, che è l'obiettivo di quest'autore in tutta la sua bibliografia. In secondo luogo, apre le porte a nuove domande del tipo: quanto influisce l'esperienza vissuta su questo bisogno di produrre testosterone per essere felice? È possibile che questo bisogno nasca proprio da esperienze vissute, per esempio, durante l'infanzia, che hanno creato dei cambiamenti strutturali nel cervello? Ma soprattutto, quanto e in che misura ce ne dovrebbe fregare qualcosa? In tutto ciò, ragazzi, oggi dalla mia maglietta potete dedurre che i miei livelli di cortisolo siano molto alti. Colgo l'occasione per ricordarvi che potete acquistare questa bellissima maglietta oppure altre magliette altrettanto belle, altrettanto simpatiche sul sito Pampling. Utilizzando il codice Babilonia avrete pure in omaggio un paio di calzini, ve li potete scegliere voi, sono gratis e sono fichissimi. Detto ciò, ragazzi, torniamo a noi, scusate per il momento televendita. A questo punto, ragazzi, leggiamo l'ultima parte della risposta in cui Barbero dice: non ci si deve scandalizzare per questa ipotesi. Sì. Nella vita quotidiana si rimarcano spesso differenze fra i sessi e c'è chi dice: se più donne facessero politica, la politica sarebbe migliore. Ecco, secondo me, proprio per questa diversità fra i due generi. Ricordatevi questa parte perché, ragazzi, più tardi ci tornerà utile non appena leggeremo delle stories. Vabbè, alla luce di tutto questo, ragazzi, mi sembra che la mia opinione sia emersa in maniera neanche troppo sottile. Io semplicemente non vedo e non comprendo i motivi degli attacchi tanto aggressivi che gli sono stati rivolti. Tra l'altro,
alla faccia del non essere aggressive, perché il disaccordo, ragazzi, lo posso capire, ma addirittura invalidare tutto quello che ha detto, delegittimare tutto quello che ha detto, farlo rientrare nella categoria di uomini misogini che hanno offeso la categoria femminile e che per questo non meritano la propria posizione prestigiosa, mi sembra ingiusto. Tra l'altro, ragazzi, questi attacchi che io ho letto su Twitter, oltre che ovviamente su Instagram, provengono da persone che secondo me, e spero di sbagliarmi, però secondo me non hanno mai aperto un libro sulle neuroscienze in vita loro, quindi la loro opinione non mi risulta essere più valida di quella di Barbero, anzi Barbero si è espresso con modestia e con degli enormi punti interrogativi, invece queste persone si sono espresse con un dogmatismo degno di una religione, perché è degno di una religione credere a un'idea soltanto per fede, senza basarsi sulla scienza e soprattutto non tollerando che qualcuno la metta in discussione tirando in ballo la scienza. Cioè, sono stati accesi dei bellissimi falò nella storia perseguendo questo filo logico. Chiaramente, ragazzi, è pure giusto capire quali siano effettivamente i veri motivi per cui le donne fatichino a fare carriera o comunque facciano più fatica degli uomini, perché è vero che in effetti ci siano dei motivi che vanno molto al di là dell'aggressività maschile o della docilità femminile o delle differenze strutturali, eccetera eccetera. Questo, ragazzi, non è un argomento che si può affrontare in pochi minuti, quindi ovviamente ne parleremo, però ne parleremo in modo molto superficiale. Mettiamola così, ragazzi. Ragazzi, quanti di voi sono cresciuti vedendo che la figura femminile, per esempio la mamma, si facesse carico della gestione della casa? Tantissimi di noi, penso. Quando e se il papà era un tipo che apparecchiava la tavola, si parlava di lui come una specie di eroe che aiutava. Questo termine implicava che non fosse compito suo, però lui lo faceva lo stesso perché comunque era votato all'altruismo. Praticamente tornava da lavoro e faceva volontariato in casa propria. Ciò che invece faceva sua moglie era dato per scontato. Nessuno la elogiava per quello che faceva, perché lei stava semplicemente svolgendo il proprio compito biologico di calare la pasta. Di conseguenza, ad oggi, ragazzi, ci sono persone, sia uomini che donne, che non avendo studiato certi temi, non hanno capito che questa cosa, che la donna debba fare la gran parte delle faccende di casa, non sia obbligatoria e non sia scritta da nessuna parte. Questo si traduce in un caleidoscopio di scenari, uno più catastrofico dell'altro. Scenario 1: la donna rinuncia a lavorare a priori perché altrimenti la casa diventa un tugurio, e inoltre se non lo fa lei, nessuno si preoccuperà di educare i figli a essere aggressivi per avere successo nel mondo del lavoro. Scenario 2: la donna lavora lo stesso numero di ore del suo compagno, magari fa un full time di 6/8 ore, ma resta lo stesso la principale responsabile della gestione della casa e dei figli, quindi di conseguenza le sue prestazioni risulteranno inferiori a quelle dei colleghi, perché lei è più stanca, c'ha la testa altrove, pensa che si deve ricordare di comprare la carta igienica, quindi c'ha un carico mentale pesante, ha altre preoccupazioni perché magari suo figlio c'ha la febbre ed è a casa con la nonna, quindi non può fare straordinari per leccare i piedi ai grandi capi. Insomma, prestazioni inferiori che ovviamente, ragazzi, la penalizzano nel confronto con gli altri. Scenario 3: alla ricerca di un compromesso che le permetta sia di lavorare che di non avere le ragnatele dentro casa, questa donna sceglie di lavorare part time, precludendosi delle possibilità di fare carriera o comunque diminuendo drasticamente le sue possibilità. Scenario 4: rimane incinta, subisce mobbing perché siccome non la possono licenziare, allora la torturano affinché si licenzi da sola. Questo, ragazzi, tratto da una storia vera di una mia amica, che è veramente, cioè, non mi soffermo qui a raccontare. Insomma, alla fine si licenzia da sola perché la salute mentale prima di tutto. Scenario 5: non viene direttamente assunta a priori perché al colloquio chiedevano pensa di avere dei figli, e per sbaglio lei ha risposto con la verità, cioè sì. Dico, si potrebbe continuare con infiniti scenari, ragazzi, se vi va continuate voi. Ovviamente questi scenari, diciamo, non sono obbligatori, nel senso esistono contesti lavorativi più progressisti, aziende più progressiste, ma comunque rimane il fatto che il divario esista ancora e sia anche significativo. Quindi, ragazzi, il punto qual è? Dov'è che Barbero ci ha avuto torto? Nel fatto che quando gli hanno fatto la fatidica domanda come mai le donne hanno meno successo nel mondo del lavoro, lui abbia tirato in
ballo le questioni caratteriali invece di dire le cose che ho appena detto, perché la risposta corretta è quella di cui abbiamo appena parlato, non che la struttura cerebrale della donna non sia adatta al successo, ma lei non lo sa e lavora lo stesso. E Barbero non la sapeva, ragazzi, la risposta corretta, cose che capita. In sua discolpa, se la stampa andasse a chiedere a molte di quelle che hanno insultato Barbero in che città è nata Caterina da Siena, secondo me non saprebbero rispondere. E comunque, ragazzi, cioè non è che perché esistono delle cause più gravi come quelle che abbiamo appena analizzato non possano essercene contemporaneamente altre di minore impatto, come per esempio delle piccole differenze strutturali. Cioè la realtà, ragazzi, è complessa, è sfaccettata, non è bidimensionale. Io capisco che la bidimensionalità sia più comoda, più facile da tenere sotto controllo, ma anche basta con questa tendenza a ridurre tutto a degli slogan preconfezionati che non possono essere messi in discussione. Cioè è il 2021, ragazzi, abbiamo il cinema 3D, le stampanti 3D, le penne 3D, con un po' di buona volontà ce la possiamo fare a pensare 3D. Ma ragazzi, cosa ha risposto Barbero a queste accuse? Lo stesso Barbero ha pubblicato sul proprio canale una specie di lunga nota vocale in cui chiarisce questa questione delle differenze strutturali. Ovvero lui dice in questo chiarimento pubblicato su YouTube: nella storia si è sempre pensato che siccome esistono maschi e femmine, allora dobbiamo organizzare il mondo sulla base dell'esistenza di queste due macro categorie. E dice Barbero: noi siamo la primissima generazione così illuminata da aver preteso la parità dei diritti, e nella teoria ci siamo riusciti, perché nella teoria tutti più o meno pensano che una donna debba poter diventare tutto quello che vuole, pure presidente della Repubblica e del mondo, ma sul piano pratico siamo ancora lontani dal mettere in atto questa teoria. Vi faccio sentire qualche estratto. È talmente difficile che non so da dove cominciare, perché però veramente mi raccomando, non fraintendetemi, ok? La nostra specie è fatta di due sessi, maschi e femmine, o anche naturalmente persone che ritengono, benché nate maschi, si sentono donne, e viceversa, ma di base i nostri corpi prevedono due sessi. Questi due sessi hanno alcune funzioni biologiche diverse, e questo è un dato di fatto. Quasi tutte le società umane sono partite dall'idea che siccome ci sono due sessi che fanno alcune cose diverse, allora devono fare tutte le cose diverse. Noi siamo la prima società, noi dico la società occidentale del Novecento, che ha fatto questo esperimento pazzesco di dire: anche se siamo diversi come corpi, maschi e femmine, saremo tutti più felici se potremmo fare tutti le stesse cose. Questa cosa, sul piano teorico, noi l'abbiamo realizzata abbastanza pienamente. In realtà la disuguaglianza permane, nel senso che una donna può diventare rettore di università, ma i rettori sono però al 90% maschi. A questo punto però, ragazzi, Barbero dice: eppure è giusto riflettere su questi temi, perché se in alcuni ambiti basta continuare a lottare come si sta facendo, evidentemente in questo ambito non è sufficiente, cioè dobbiamo dare una nuova svolta a questa lotta. Secondo me, dice Barbero, potrebbero esserci delle differenze di sensibilità che non sono generalizzabili, nel senso che non tutte le donne sono più sensibili degli uomini, ovviamente, ma esistono delle differenze in me. E queste differenze in questo sistema specifico magari penalizzano le donne. E mentre in alcuni ambiti le cause sono evidenti e si tratta solo di lottare ancora, per esempio il fatto che a parità di lavoro le donne spesso sono pagate meno, è chiaramente soltanto un residuo di una vecchia abitudine. Una volta era normale, era ovvio, se tu vedi, io mi occupo di storia medievale, ci sono i conti delle castellanie, i salari dei braccianti, e l'uomo guadagna un soldo al giorno e la donna mezzo, perché tutti pensano che la donna è più debole, il suo lavoro conta meno. Allora lì siamo di fronte a qualche cosa che è un residuo del passato e che si può eliminare. Perché nel momento in cui dici l'uomo e la donna possono... Compaio soltanto per ripristinare la vostra attenzione, perché a quanto pare è più lungo di quanto avessi previsto. Però in realtà, cioè, io ho provato a fare dei tagli, ho provato a sintetizzare, ma a parte che manco totalmente di capacità di sintesi, come si sarà capito dal fatto che
il mini video giornale ha quasi superato l'ora, però diciamo, a parte questo, qualsiasi ulteriore taglio renderebbe il discorso molto più fraintendibile di quanto già non sia, quindi insomma non me la sento di prendermi questa responsabilità. Io però mi chiedo se nel combattere questa lotta, che è giusta, perché davvero porta, secondo me, nell'insieme più felicità a tutti, per cui le donne possono arrivare a fare qualunque cosa esattamente come gli uomini, non abbiamo però un po' trascurato il continuare a interrogarci sulla differenza. È logico, perché nel momento in cui dici l'uomo e la donna possono fare le stesse cose, non sembra giusto star lì a interrogarci. Io credo che uomini e donne abbiano alcune differenze di fondo, di sensibilità, di comportamento, di predisposizioni, che non sono generalizzabili, non nel senso che tutte le donne sono più sensibili dei maschi, però mediamente alcune differenze si presentano statisticamente con una certa frequenza. Io mi chiedo se il fatto che ci siano poche donne in politica, poche donne alla guida delle imprese, dipenda solo dal fatto che i maschietti fanno opposizione, le ostacolano, non le vogliono promuovere, o non dipenda anche dal fatto che per avere successo in ambiti competitivi, per esempio, sono utili qualità che statisticamente hanno di più gli uomini. Mi piacerebbe saperlo, non certo per arrivare a dire, ah vabbè, per comandare bisogna essere aggressivi, quindi devono farlo solo gli uomini. No, non si tratta in nessun modo di dire abbiamo esagerato con questa uguaglianza, no. È comunque un invito a pensare in maniera complessa, quindi a un pensiero complesso, perché lui dice: io mi chiedo se il fatto che gli uomini in qualche modo facciano lo sgambetto alle donne affinché diminuisca del 50% le probabilità di avere competitors nelle posizioni di potere sia l'unico e l'esclusivo fattore che crea questo gap, questo divario. Quindi ammettendo che comunque questo problema ci sia, e questo è un fatto, ma, dice Barbero, mi chiedo se ci sia anche dell'altro che magari non stiamo approfondendo abbastanza. Basta ragazzi, io ho promesso che questo sarebbe stato un mini video giornale e che lo avrei pubblicato il prima possibile, quindi non mi perdo nel leggere le stories delle attiviste che giudicano la retorica di Barbero addirittura oppressiva. Ma sì, leggiamole, ma che ce frega. Però vi giuro che non le commento, ragazzi, mi direte voi nei commenti che cosa ne pensate. Allora, in pratica, ragazzi, questo account appartiene a un'attivista femminista intersezionale, o forse una coppia. In queste stories va ad analizzare letteralmente, parola per parola, il discorso di Barbero, accusandolo sostanzialmente di sessismo già a partire dai termini scelti, dalle parole utilizzate, che secondo queste persone anche la forma stessa e la retorica stessa di Barbero sarebbe sessista e addirittura oppressiva. Allora, andiamo a leggere. Le varie stories, ragazzi, sono organizzate così. C'è in alto la citazione delle parole di Barbero e in basso, nel quadratino nero, c'è il commento scritto da questo account. A chi lo dici? Allora, si comincia ovviamente dalla parte in cui Barbero dice vale la pena chiedersi se, quindi viene completamente saltata a pie pari tutta la sua premessa, in cui mette le mani avanti e dice sì, io comunque, parentesi, sono lo storico, non indago il futuro, non indago il presente, bensì il passato. Quindi l'uso di questi assoluti da posizioni di privilegio introduce tre destini. I destinatari a percepire un parere come un assioma sovraordinato a cui doversi conformare, pena l'esclusione dall'elite intellettuale. Quindi, se dico vale la pena di chiedersi, sto introducendo un mio parere come se fosse un assioma sovraordinato a cui vi dovete conformare per non essere esclusi dalla mia personalissima elite intellettuale, addirittura. E invece interpretare l'espressione, tra l'altro comunissima, vale la pena chiedersi, in una maniera così soggettiva, così personale, ma ponendo questa interpretazione soggettiva come se fosse una verità assoluta, cioè questo non è esprimere un parere come se fosse un assioma sovraordinato.
Tra l'altro, la percezione che ne ho io di queste parole è che, non conformandomi a questo parere, io possa essere esclusa da questa elite di femministe. Cioè, mi dà questa impressione, non lo so, magari mi sbaglio, ma vale la pena chiederselo. Comunque, elite intellettuale is the new oligarchia del gusto. Always Ithaca, comunque, a questo punto sottolinea l'espressione differenze strutturali fra uomo e donna e commenta: la posizione di differenze strutturali è ciò su cui si erge il patriarcato, che identifica le donne attribuendo loro connotazioni sclerotiche, gli stereotipi di genere. Attraverso l'insegnamento dei ruoli di genere e delle aspettative ad essi connessi, alle donne vengono preclusi ambiti e contesto che riguardano il potere. L'analisi di queste dinamiche oppressive viene fatta nei gender studies. Questa frase è ascrivibile ad un'opera di cancellazione, in quanto nega la responsabilità sistemica della discriminazione di genere. In che punto esattamente Barbero starebbe negando la responsabilità del sistema? Perché il motivo dovrebbe essere o uno o l'altro? Perché non potrebbero esserci più motivi che spiegano una discriminazione di genere? In aggiunta si presenta lo spauracchio del successo, che nella sua accezione capitalistica è concentrato nelle mani di pochi, pochi avvantaggiati da un sistema che opprime i molti. Di nuovo le dinamiche sociali e di sistema vengono negate, presentate come un fatto di natura. La differenza strutturale che impedisce alle donne di accedere all'Olimpo del successo in massa sono le interviste a uomini bianchi come Barbero, che spiegano perché non abbiano successo. Questo è privilegio ed è oppressione, ed è anche un esempio da manuale di mansplaining. Allega ovviamente lo screenshot di Wikipedia. Lo screenshot di Wikipedia, ragazzi, è fondamentale quando vuoi rafforzare la validità di una tesi, funziona sempre. La parola successiva che Always Ithaca processa è manchino. Barbero dice: è possibile che in media le donne manchino di quell'aggressività, eccetera, eccetera. Si attribuisce una mancanza alle donne per spiegare l'iniquità sociale. Posto che l'educazione di genere insegna alle persone comportamenti differenti sulla base del sesso, sempre percepito in ottica binaria, questa frase serve a sgravare il sistema da qualsiasi responsabilità, attribuendola al gruppo oppresso. Questo si chiama colpevolizzazione della vittima. Oddio, no? Sta accusando Barbero perché ha usato la parola manchi. Non ci posso credere. Sono pure stropicciata agli occhi. Non ci posso credere. Tra l'altro, ragazzi, cioè, riesce a vedere e a focalizzarsi e ad analizzare così attentamente la parola manchino, ma ha completamente ignorato, colta da un attimo di distrazione, hanno completamente ignorato, colti da un attimo di distrazione, l'introduzione che dice: premesso che io sono uno storico, quindi il mio compito è quello di indagare il passato e non il presente. Questo, ragazzi, è proprio un esempio lampante di bias e di conferma, perché mi sembra che questa account, Always Ithaca, veda solo quello che vuole vedere e che stia cercando in ogni singola parola di Barbero solo la conferma a quella che, prima ancora di leggere le parole di Barbero, aveva già deciso che fosse la sua opinione. Se le donne sono colpevoli della loro condizione, allora non sono necessarie analisi e modifiche di sistema. A parte che non è vero, ma poi non ha detto questo. Lingua tossica, aggressività, spavalderia e sicurezza di sé sono gli aggettivi di uno stereotipo pericoloso, quello dell'uomo forte e sicuro che ottiene aggressivamente ciò che vuole. Barbero parla di successo, ma introiettando queste dinamiche si distrugge il consenso. In che senso? Ma quindi confermi che questi aggettivi abbiano una connotazione negativa? Cioè, Barbero sta di fatto attribuendo agli uomini delle caratteristiche negative e non ha mai detto che siano positive queste caratteristiche. Ma poi che stracacchio c'entra il consenso? Allora, l'ho capito che cosa voleva dire Always Ithaca. Sinceramente stavo meglio prima di capirlo, però ormai voglio condividere con voi questo dolore. Siccome Barbero in qualche modo starebbe dando una connotazione positiva all'atteggiamento aggressivo dell'uomo che ottiene sempre ciò che vuole, allora automaticamente sta legittimando
chi, cioè quell'uomo che si comporta in modo aggressivo per ottenere ciò che vuole, ovvero insomma prendendoselo anche di fronte ad una negazione del consenso, ovvero ad esempio in caso di stupro. Ora, io apprezzo molto le capacità di pensare in maniera così astratta, di perseguire un filo logico e arrivare così tanto lontano. E Tarmon, spostate proprio, la regina degli scacchi sei tu. Però non sarà un tantinello forzata come cosa, la butto lì. Nella società odierna l'aggressività vince sul rispetto, la spavalderia sulla competenza e il privilegio sul diritto. Questo significa che la società è scorretta e deve essere cambiata. Non che bisogna mettere in atto la qualsiasi per poter primeggiare, non l'ha mai detto! Perché mettere in bocca a Barbero parole che non ha mai detto? Soltanto per poterlo accusare di essere stato sessista! Il suo bias di conferma è potentissimo! Poi c'è la parte in cui Barbero dice non ci si deve scandalizzare per queste ipotesi, nella vita quotidiana si rimarcano spesso le differenze tra i sessi. Scandalizzare svilisce l'indignazione legittima che si prova leggendo tali parole. Queste non suscitano scandalo in chi si sente offeso, sono parole discriminatorie che generano indignazione. I piani sono ben diversi e il discredito serve a cancellare in partenza qualunque dialogo. Da uno storico, il si fa così, insito in quel riferimento alla vita quotidiana, fa un po' paura. Stai per caso spiegando a uno storico come deve fare il suo lavoro? Per cortesia, non facciamo story explaining. Se la discriminazione esiste e siamo scolarizzate, cosa tre? Cioè, lo so, è squallidissima come cosa, però mi viene da leggere tre. Sono così indignata che mi sto trasformando nel Cerbero. Se la discriminazione esiste e siamo scolarizzati di conseguenza, non significa che sia giusto, anzi, solo che il sistema oppressivo sa come rimanere in essere. A questo punto, Always Ithaca analizza la parte in cui Barbero dice se più donne facessero politica la politica sarebbe migliore. Vi ricordate quando, ragazzi, vi ho detto di prestare attenzione a questa parte perché ci sarebbe servita? Adesso infatti Always Ithaca ci fa una bella analisi della semantica, della retorica di Barbero. Ancora spostamento della responsabilità: se le donne facessero andrebbe sostituito con un se la società non discriminasse le donne e queste accesso alla sfera decisionale, queste avessero accesso alla sfera decisionale quanto gli uomini. Di nuovo non si tiene conto delle discriminazioni sistemiche. A parte il fatto che Barbero ha detto se più donne facessero politica la politica sarebbe migliore, facendo una citazione, infatti riprendendo l'intervista, leggiamo che Barbero ha detto e c'è chi dice, due punti apro virgolette, se più donne facessero politica la politica sarebbe migliore, chiudo virgolette, al che Barbero esprime la propria opinione in merito. Ecco, secondo me, proprio per questa diversità fra i due generi. Quindi se proprio vogliamo fare le pulci parola per parola a Barbero, andando a ricavare dalle singole parole utilizzate le sue cattive intenzioni e la sua maleducazione, mi sento autorizzata a farlo anche con Always Ithaca. Perché hai messo le virgolette della citazione di Barbero soltanto alla fine e non in apertura della citazione? È stato un errore e non è consentito commettere errori, ogni singola parola deve essere misurata. Tra l'altro sta proprio completamente cambiando il senso delle parole di Barbero, perché quello che Barbero sta dicendo è ecco perché sarebbe giusto che più donne facessero politica, non perché siamo tutti uguali, anzi l'idea in base alla quale siamo tutti uguali scoraggerebbe il proposito di aumentare le donne che fanno politica, perché se siamo tutti uguali allora uomo, donna, che cosa cambia, l'importante è che uno sia un bravo politico. Ma il punto non è questo, il punto è che le donne in politica portano delle priorità diverse, dovute proprio a diverse esperienze di vita, a differenze strutturali. Barbero dice, ecco, proprio per questa diversità di generi la politica sarebbe migliore, perché una di queste priorità sarebbe sicuramente quella di revisionare le priorità di un sistema che premia la competitività, l'aggressività, e quindi di conseguenza andare possibilmente a diminuire questo gap di generi in cui le donne fanno più fatica a ottenere successo nel mondo del lavoro. Ma soltanto se al potere ci mettiamo più donne possiamo avere risultati concreti in questo senso. Invece in questo caso Always Ithaca cosa sta dicendo? Che no, Barbero non doveva dire questo, non doveva fare questo tipo di riflessione, doveva fare un altro tipo di riflessione, e cioè doveva dire se la società non discriminasse le donne e queste avessero accesso alla sfera decisionale quanto gli uomini, vabbè, grazie. Io
ragazzi, trovo queste riflessioni di una forzatura enorme. Mi pare proprio che Always Ithaca stia cercando di far entrare a forza le parole di Barbero nella scatola del sessismo, e siccome non ci entrano, allora spinge, ci salta sopra, toglie le virgolette, dà un'interpretazione fantasiosa a una determinata frase, forza la cosa finché alla fine lui ne esca misogino. Ma misogino proprio a livello di qualsiasi altro uomo si sia dimostrato misogino, cioè non c'è nemmeno un dare una corretta misura alle colpe. Secondo Always Ithaca, ecco, secondo me, indicherebbe mansplaining e paternalismo. È un troll, ragazzi, non c'è un'altra spiegazione. Capito? Dire secondo me è mansplaining. Però, poco fa, nella prima storia, diceva che è sbagliato indurre i destinatari a percepire un parere come un assioma sovraordinato, che in altre parole significa è sbagliato esprimere un parere come se fosse una verità assoluta. Devi far capire che si tratta solo di un tuo parere. E qual è il modo migliore per farlo capire se non dicendo secondo me? Però poi dici secondo me e viene accusato di mansplaining e paternalismo. Ma dov'è il paternalismo nell'espressione secondo me? Cioè, abbiamo parlato da poco di paternalismo nel caso di Montemagno, no? Però lui aveva iniziato il discorso dicendo amiche mie, credete allo zio vecchio, sentite allo zio vecchio, quindi appunto si era posto nella posizione di un saggio, di un padre, di un adulto che parlava con delle sceme. Però se dico secondo me non sono paternalista, sono umile, non sto facendo mansplaining, sto dicendo che ciò che dico potrebbe anche non essere corretto, e quindi prendi con le pinze ciò che sto dicendo perché è soltanto una mia opinione, sentiti libera di correggermi, sentiti libera di dirmi che ho torto. Ecco, secondo me, quindi fa il verso a Barbero, certe interviste andrebbero fatte alle donne, come pure il corso per cui è stato intervistato. Il ciclo di 10 lezioni. Non perché un uomo non possa insegnare la storia delle donne, ma perché ci vorrebbe un uomo che sappia la storia delle donne tutte. E soprattutto tutte le professoresse di storia avrebbero certamente una prospettiva più interessante da proporre. Perché sono femmine, quindi le ginecologhe e le ostetriche sono più predisposte a fare questo lavoro perché avendo una vagina ne sanno di più, giusto? Cioè, ginecologi e ostetrici maschi, non che non possano fare questo lavoro, però non saranno mai all'altezza di una ginecologa donna o di un'ostetrica donna. Quindi aveva ragione Pillon, ragazzi, stasera scopriamo che Pillon è più intelligente di Barbero. Cioè, a ben pensarci, nel suo post lui manco aveva detto secondo me. Non aveva detto vale la pena chiedersi, capito? Quindi manco lo si può accusare di paternalismo, di mansplaining, di retorica oppressiva. Always Ithaca commenta a questo punto la frase finale di Barbero, cioè quella che è la sua soluzione. Se è così, allora è solo una questione di tempo, basterà allevare ancora qualche generazione di giovani consapevoli e la situazione cambierà. Il commento è: e così il cavaliere indossò l'armatura per sconfiggere il drago e proteggere la principessa, e fu proprio quel gesto che gli impedì di vedere chi costruiva le torri in cui imprigionare fanciulle per evitare che imparassero a leggere nei libri di storia chi aveva creato i draghi. E questa supercazzola cosa vorrebbe dire? Che dire che dobbiamo educare gli uomini a essere migliori significa voler salvare le donne e proteggerle perché sono troppo indifese di fronte all'aggressività maschile? Ma insomma, ma stiamo giocando al bastian contrario. Infine, ragazzi, Always Ithaca aggiunge una precisazione, cioè sente di dover fare una precisazione, e quindi ritorna alla parte in cui Barbero ha detto è possibile che in media le donne manchino di quell'aggressività, insomma la parte diciamo iniziale, e dice: e comunque ricordiamo le incendiarie che hanno posto le basi per la rivoluzione francese, le suffragette, le night witches, le donne arse al rogo come streghe. La storia delle donne è esclusa dai libri di storia, c'è ma non è raccontata, semplicemente viene cancellata. E lo stai spiegando a Barbero? Cos'è questo Barbero splaining? Regia, possiamo risentire per favore? Ci sono pochissime donne del Medioevo che noi possiamo dire su di lei ne so un bel po' di cose, la posso seguire fin dall'infanzia, posso cercare di capire chi era. E questo è un grosso limite di questa serie, ma non ci si può far niente.
Allora, il termine mansplaining, che viene continuamente rivolto a Barbero, indica quel fenomeno per cui un uomo tenta di spiegare a una donna i suoi problemi di genere, le questioni di genere, di cui chiaramente non può capirne abbastanza quanto una persona che li ha vissuti sulla propria pelle. Il termine mansplaining viene utilizzato anche quando un uomo tenta di spiegare a una donna come fare il proprio lavoro, benché lui non sia esperto quanto lei, però presuppone che comunque la donna sia inferiore, sia stupidina, quindi abbia comunque bisogno di un tutore, di un insegnante che la istruisca su come stare al mondo. Non capisco perché, se dà così tanto fastidio questo atteggiamento, lo si rivolga a Barbero continuamente tentando di spiegargli come fare il suo lavoro. Io capisco e apprezzo il dibattito, però veramente non riesco a concepire il volergli insegnare come si fa lo storico, quando non sei uno storico. Cioè, o quantomeno, se proprio ti poni in questo atteggiamento di superiorità, di persona che vuole spiegare a un esperto come fare il proprio lavoro, quantomeno puoi non utilizzare l'accusa di mansplaining, perché non è coerente. Va bene ragazzi, detto ciò è meglio che chiudo subito prima che ci ripensi. Avevo promesso che non avrei commentato le stories, ma non sto facendo altro da 20 minuti. È che io somatizzo lo stress, non potevo non farlo. Vabbè, a questo punto ragazzi passo la parola a voi. Voglio sapere che cosa ne pensate voi di tutta questa faccenda. Scrivetemelo nei commenti, quindi fatemi sapere se secondo voi, cioè se siete d'accordo con me, oppure se secondo voi è un mio limite il fatto che io non riesca a percepire il sessismo di Barbero in questa intervista. Nel tal caso vi lascio il noioso compito di aprirmi gli occhi. A questo punto ragazzi è tutto, vi ringrazio come sempre per la vostra gentilissima attenzione, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo attraverso il link che vi lascio qui giù nell'info box. Ci vediamo prestissimo, ma proprio prestissimo, se tutto va bene, con un nuovo mini video giornale. E detto ciò ragazzi, a voi la linea. Ragazzi, l'esperimento mini video giornale numero 1 è miseramente fallito, speriamo che vada meglio la prossima volta. Sono senza speranza. Vabbè, ciao. Continuo ad allungare la durata del video inesorabilmente.